In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni a salvarci. Ritorna la preghiera esultante dell'avvento nel Salmo di oggi. E il Signore viene, viene a salvarci. Gioisce Maria, gioisce Elisabetta. Gioiamo noi del grande dono di Dio che viene come è venuto e verrà. E viene per fare nuove tutte le cose, per donarci la salvezza. Come ci ha detto la lettera agli ebrei, mediante non il sacrificio ebraico, il sacrificio quello delle offerte degli animali. Tu non hai gradito questi sacrifici, ma un corpo hai offerto, che è quello del tuo figlio. E nel sacrificio di Gesù tutti riceviamo salvezza, riceviamo vita, riceviamo, ecco, la parola giusta. Che ritorna ancora anche in questa quarta domenica d'Avvento, riceviamo la forza, la parola che ci invita a camminare. E sì, stiamo sottolineando in queste quattro domeniche la forza e il dono del cammino. Lì nel deserto viene la parola di Dio. E nel deserto Israele poteva camminare nel momento in cui ascoltava la parola, obbediva a quella parola. Nel momento in cui il popolo di Israele non obbedisce a quella parola, rimane fermo, inerme, non procede, non cammina, ci vorrà 40 anni. Dio viene a salvarci e crea questo movimento. Vedete, avete sentito nel Vangelo di oggi. Perché Luca lo sottolinea? Ci sarà un motivo. Maria si alzò e non dice soltanto partì, ma aggiunge in fretta. Luca lo sottolinea forte questo. Nel momento in cui Dio viene e tu gli apri il cuore e accogli la parola, eccomi, si compie in me la tua volontà, inizia il cammino e non inizia così lentamente. Non inizia quando, come quelli che sono più grandi, ancora io no, ecco, quando la mattina vi alzate, no? Senti, come vi alzate? In fretta, ecco, cominciate a dire ai 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 ai, quanto si riscaldano le gambe, ecco, no Maria, lei è giovane, come me, ecco, e si alza in fretta, in fretta, in fretta. Quelli che vanno lenti, quelli che si lamentano, quelli che fanno sempre. Non si muovono, non si muovono. In fretta, in fretta. Questa è la bellezza di Maria che ha incontrato la parola di Dio. E ce lo dirà poi Elisabetta, cosa darà quel movimento. Ce lo dirà lei. Ma anche Elisabetta non è ferma. Non è ferma, non è seduta. Oh, è vecchia. Ecco, Maria era giovane come me, eh? Ma. Elisabetta no, è anziana, è de dolore lave, no? Ma anche lei si alza, appena ode, appena ode, il lieto annunzio cammina, è sceso dal cielo l'annuncio, rallegrati piena di grazia. E l'annuncio attraverso Maria e nella carità e nel servizio raggiunge Elisabetta ed Elisabetta si muove.
cristiani. Maria, dice Luca, entra nella casa di Zaccaria. Non è tanto educata Maria, eh? Luca che ci dice? Saluta Elisabetta. Prima si saluta Zaccaria e poi si saluta Elisabetta. Zaccaria si sente solo a casa, basta, cioè appartiene solo alla casa. Ma che cosa era successo a Zaccaria? Ve lo ricordate cosa era successo nel Tempio? E perché non poteva parlare? Perché non ha creduto. Luca ce lo fa sentire. Zaccaria non ha creduto e dunque non può udire, non appartiene alla gente, non riceve lo Spirito Santo. E dunque Zaccaria va sulla casa e basta. Con tutto il suo silenzio, con tutta la sua sordità. Chi non crede al Signore non può muoversi, come Israele nel deserto. Non può camminare, non può avanzare. Quanta ricchezza questa parola delle quattro domeniche di Avvento, cari cristiani, altro che novene di Natale. Io non sono contro la novena, per carità. Però tutti quelli che vanno alla novena di Natale rimangono ciechi come Zaccaria e muti, perché dopo la novena di Natale che succede per molti cristiani? Basta, finito. Invece la ricchezza della parola, ce lo dice subito Elisabetta, ce lo dice subito. Non dice Maria Beata, ora sei diventata la Mix Mo, la, come si dice, la Miss Mondo, ecco. Ora sarai la più bella perché sei diventata famosa, sei diventata importante, sarai in tutti i manifesti del mondo, ti vestiranno d'oro, ecco. Ti metteranno tutti i gioielli, Maria, che sei beata. No, Elisabetta dice un'altra beatitudine, perché quel termine beato viene da Ashrè, e Ashrè ha a che fare con avanti, è una strada che si apre, è una strada di luce, è una strada che Maria sta percorrendo. E perché Maria la percorre? Perché Maria si alza in fretta? Perché? Avete detto già, Zaccaria che cosa ha fatto? Non ha? Maria ha creduto. Maria ha creduto alla parola. Maria l'ha ascoltata e ce lo dice molte volte Luca. Maria custodiva la parola di Dio e la meditava nel suo cuore. Ed Elisabetta sente il saluto di Maria perché ha creduto. Nella sua vecchiaia Dio mi ha visitato, nella mia afflizione, nella mia vergogna. Perché una donna che non poteva avere figli per Israele era una vergogna. Era una maledizione nella cultura ebraica. Elisabetta riceve il dono dello Spirito, come lo riceve Maria, e questa sintonizzazione con la parola diventa, sgorga nella lode, benedetto il frutto del tuo grembo, benedetto Dio che ha visitato il suo popolo, benedetto Gesù che... Dice Elisabetta, che non mi fa sentire il dolore della vecchiaia e il peso degli anni, ma mi fa guardare avanti. Tanto che Giovanni che cosa fa? Sussulta anche il futuro. Noi di solito quando guardiamo il futuro, ai ai, che cosa sarà di domani? Oh Signore, manna libera. No, la parola di Dio è quando ricevi lo Spirito Santo, il futuro già sussulta di gioia. E Giovanni si muove, la speranza si accende, la luce viene nel mondo e le tenebre non potranno vincerla, sentiremo dopodomani, nel giorno di Natale. E Maria poi da lì magnifica il Signore, perché lì, nella Nazaret dimenticata dal mondo, lì nel deserto di Giuda e non tra i potenti, come ci iniziava a dire Luca con la prima domenica d'Avvento, ma nelle piccolezze, nella piccolezza di una mangiatoia, di un presepe, Maria magnifica il Signore, la grandezza di Dio, perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili attraverso i piccoli, Elisabetta, Maria, a tutti attraverso i piccoli di Dio. Dio rivela la sua potenza, la sua grandezza, ma in chi? In chi ha creduto? Siamo beati noi. Noi avremo una bella cena di Natale, perché poi saremo, purtroppo ci dobbiamo misurare con la bilancia, anche non ci conviene, vero? Visto che ci teniamo al fisico, no. Beati coloro che in queste feste
faranno una bella vacanza, ecco, ora si usa andare in vacanza, no? Per la settimana di Natale, no? No. Beati coloro che hanno preso la tredicesima, ecco, c'è pure la quattordicesima, no, 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 non c'è. Ecco, noi preti non prendiamo né la 13 né la 4, meno male, se non che già i piccioli, ecco, meglio mi stai muto perché sono registrato, ecco. Però siamo beati per questo, siamo beati perché finiremo l'anno senza debiti, ecco, no, ricordiamoci, siamo beati se Gesù viene dentro di noi e viene se quella sua parola ce la mangiamo come Ezechiele e se quella parola suscita in noi gioia. Perché concludo subito dicendo che in questa icona di oggi del Vangelo c'è gioia. Maria, gioiosa, magnifica. Elisabetta si alza in fretta, non sente né il dolore di ginocchia e manco quella della vecchiaia. Gioiscono. Giovanni gioisce. E noi su, gioiamo, rallegriamoci. La sua parola è luce. Benedetto sei tu, Signore. Sì, Maria, benedetto il frutto del tuo grembo. Benedetto tu Gesù che hai visitato il nostro cuore e la nostra umanità. Sì, più che vieni a salvarci, lo sappiamo, sei già qui oggi sulla mensa dell'Eucarestia e ti lodiamo perché ci doni, non per mezzo di sacrifici, agnelli, offerte, ma per mezzo del tuo corpo ci doni la vita. E noi nello Spirito esultiamo in te. Lode e gloria a te, Signore Gesù.